anche per la piccola di casa Jeep, è arrivato il momento di una rinfrescatina di mezza stagione. Get the fuck up! Infatti passati 4 anni e Renegade adesso si presenta con alcuni ritocchi estetici che la rendono ancora più accattivante. I nuovi fari anteriori con fascia orizzontale e LED circolari, la nuova griglia più ampia e sempre a 7 feritoie, il nuovo disegno dei gruppi ottici posteriori e poi i nuovi cerchi da 19 pollici. Ma le novità più importanti si trovano sotto il cofano. Debuttano infatti i nuovi motori a 3 e 4 cilindri turbo benzina prodotti nello stabilimento di Polonia. Si parte da 1003 cilindri da 120 cavalli e 190 Nm di coppia massima fino al 1003 4 cilindri con due livelli di potenza 150 e 180 cavalli, entrambi accreditati di 270 Nm. Sono motori efficienti che garantiscono prestazioni brillanti ma allo stesso tempo consumi ridotti. E poi sono anche destinati a sostenere la futura elettrificazione della gamma come la variante ibrida plug-in che rientra nel piano industriale del gruppo FCA. Ma di certo non mancano i turbo diesel, dal 1006 4 cilindri da 120 cavalli fino al più potente 2 litri da 140-170 cavalli. Poi i motori sono abbinabili al cambio manuale a 6 marce oppure automatico a 6 o a 9 rapporti. Numerosi anche sistemi di assistenza alla guida per viaggiare più sicuri e poi una connessione ancora più avanzata con l'infotainment Uconnect di ultima generazione del gruppo FCA. Adesso mi trovo al volante della versione più cattiva della gamma, è la Trailhawk, in grado di percorrere percorsi off-road davvero impegnativi come questi qui del centro prove a Balocco, e spinta dal motore più imponente, il 2000 turbo diesel multijet 2 da 170 cavalli. Con questa variante quindi siamo in grado di affrontare pendenze fino a oltre il 50% e guadi anche oltre i 37 cm. Guardate questa salita, una pendenza di 30 gradi, ovvero il 57%. Il tutto ovviamente supportato dall'elettronica. Infatti ho mollato il freno e la macchina automaticamente decide la velocità di discesa. Un'altra salita, 20 gradi e 36% di pendenza. Adesso affrontiamo un'inclinazione laterale al 13. E tutti questi esercizi dimostrano come la nuova Renegade nell'allestimento Trailhawk mantiene le doti fuoristradistiche pure del marchio Jeep. Ecco, prima vi parlavo, in grado di attraversare qua con una profondità anche di 37 cm in maniera del tutto disinvolta. Purtroppo il nostro percorso off-road è già terminato, però siamo riusciti a capire come la Renegade sia un SUV piccolo ma dalle doti davvero straordinarie. Cari amici di Formula Motori, per concludere un
bel giro a bordo della versione più spinta del Grand Cherokee. Sto parlando di 700 cavalli che le consentono di raggiungere una velocità massima di 289 km/h e scattare da 0 a 100 in appena 3,9 secondi. Sentite che sound! Adesso un bel giro in pista qui nel centro prove di Balocco. Scarichiamo tutti questi 700 cavalli! Sentite come è scoppiata là dietro! Più di 2 tonnellate. Anche questo giro è terminato. Che goduria, ragazzi!